Grazie, benvenuti qui all'interno della Sala Zuccari, che come vedete è una delle sale più belle, se non la più bella, del Senato della Repubblica Italiana, che quindi fa veramente piacere e onore ospitare qui il convegno sull'iniziativa Digital Meet, l'etica dell'intelligenza artificiale. Allora saluto intanto subito il nostro sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega all'editoria, senatore Alberto Baracchini, che ringrazio per essere qui di venerdì pomeriggio, che non è semplice. Poi Gianni Potti, che tutti voi conoscete, che è presidente della Fondazione Comunica, è fondatore del Digital Meet, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Padova, Riccardo Svart. Gianni Dal Pozzo, che è il presidente di Alumni, grazie per la tua presenza. Marco Soffientini, esperto di diritto delle nuove tecnologie. Quali sono? Dopo lo scopriamo. Benissimo. Per ultimo, ma non per ultimo, Alessandro Sperduti, professore Università degli Studi di Padova. Grazie per essere con noi. Ma soprattutto grazie a tutti voi di essere qui con noi, perché tutti noi che facciamo qua siamo in 6-7, ma se non ci foste voi e tutti quelli che ci seguono chiaramente in via internet, visto i contesti dell'innovazione di cui stiamo parlando anche oggi. Questo credo che sia uno degli aspetti fondamentali importanti. Io direi di dare subito la parola al nostro sottosegretario, il senatore Baracchini, che purtroppo dopo per altri impegni ci deve abbandonare da quest'aula, ma chiaramente devve andare addirittura su Toscana per chiaramente impegni istituzionali, quindi gli darei subito la parola per il suo intervento e il suo saluto. Grazie Alberto. Sì, grazie all'amico senatore De Poli e grazie anche a Gianni Poti, che ogni anno, col quale ogni anno ci ritroviamo per questo evento di presentazione, per fare un po' il punto su quella che è l'innovazione forse più straordinaria, ma anche più importante e da un certo punto di vista anche preoccupante, che sta cambiando le nostre vite, le nostre abitudini, che cambierà ulteriormente le nostre vite e le nostre abitudini. Siamo in presenza di una sfida straordinaria, di una sfida senza precedenti, ma ci sono delle possibilità all'interno di queste sfide per ridurre l'impatto non virtuoso di questa innovazione. Io credo che quella dell'etica, che poi è al centro del confronto di oggi, sia proprio una di queste. C'è una metafora che racconta bene quello che stiamo vivendo, che usa molto spesso il Presidente della Commissione che abbiamo istituito sull'intelligenza artificiale per l'editoria e per le ricadute sul mondo dell'editoria, che è padre Paolo Benanti, consigliere per l'innovazione di Papa Francesco. Lui spesso, quando conoscete il dibattito che esiste fra regolamentare e non regolamentare, fra iperregolamentare e liberalizzare l'innovazione, lui dice non si tratta di frenare un'innovazione che non si può frenare, perché l'innovazione va avanti e deve andare avanti come il futuro, ma lui si tratta piuttosto di fare quello che fu fatto a suo tempo quando fu inventata l'auto. L'auto fu inventata, le persone cominciarono a utilizzarle sulle strade sterrate, poi però ogni tanto succedevano anche fatti spiacevoli. Allora servì creare una strada asfaltata, servì creare qualche guardrail e poi servì creare il codice della strada. Siamo in questa fase, siamo nella fase di dover mettere a terra alcune regole, alcuni argini, non alcune limitazioni, ma certamente alcune norme che possano regolamentare questo flusso. E lo stiamo facendo, io credo, con una visione italiana che si allinea alla visione europea, che ha anticipato alcune delle linee guida europee, perché oggi in Senato, alle commissioni del Senato, si sta discutendo proprio del disegno di legge sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale che contiene alcune delle risultanze, per esempio, di un rapporto che proprio la nostra commissione ha prodotto. Per quanto riguarda il tema dell'informazione editoria, noi abbiamo portato all'attenzione tre punti chiave. Uno, difesa del diritto d'autore, del copyright, perché se il sistema dell'informazione non viene valorizzato nel processo algoritmico e digitale, cadono i requisiti economici e finanziari della sostenibilità del sistema.
Due, la riconoscibilità dei contenuti umani, quindi contenuti che hanno una responsabilità, hanno un uomo alle spalle, hanno il cosiddetto visto si stampi che l'informazione ha sempre avuto, perché dietro una comunicazione che arriva ai cittadini, dietro una comunicazione che deve avere un rapporto di fiducia e di reputazione con i cittadini, ci deve essere una responsabilità umana. E la riconoscibilità dei contenuti prodotti con intelligenza artificiale è anche centrale per migliorare la comprensione dei cittadini, che devono saper e poter distinguere cosa è analogico e cosa non lo è, cos'è umano e cos'è algoritmico. Questo non è così scontato, perché tutte le ricerche che noi abbiamo condotto anche durante il lavoro della Commissione, che proseguirà perché l'innovazione ovviamente va avanti in maniera vorticosa, ci hanno segnalato che soltanto un italiano su due ha le conoscenze, le competenze, la cultura digitale per capire ad esempio cos'è una fake news. Ancora più complicato il fenomeno del deepfake. Lavorando su questo fronte abbiamo scoperto, almeno ho scoperto io, gli esperti probabilmente lo sanno molto meglio di me, che i software che producono fake news o deepfake, soprattutto quelli che producono deepfake, sono in grado di migliorare il deepfake prima che questo venga diffuso, fino al criterio di verosimiglianza. Cioè il software verifica quanto quella immagine sia chiaramente falsa. Se è molto falsa, continua a lavorare, fino a che l'immagine che ha prodotto, il video che ha prodotto, ha un criterio di verosimiglianza. Voi capite che questo, portato alle estreme conseguenze, è drammatico per esempio per la vita democratica e per il rapporto fra informazione e vita democratica. Ma poi appunto sull'etica si lavora su tanti fronti, per esempio col Dipartimento stiamo operando anche della moral suasion perché ogni realtà editoriale abbia un codice etico sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Lo ha varato l'agenzia ANSA, che addirittura utilizza una tecnica cosiddetta di watermarking delle notizie, cioè filigrana, cioè una filigrana invisibile, tecnologica, spesso posizionata su blockchain, che fa in modo che quella notizia non possa essere modificata da alcuno e resti nella sua integrità e interezza. E ci sono poi anche codici approvati dal Sole 24 Ore, codici che stanno venendo applicati da tutto il gruppo RCS. Il Corriere della Sera ha fatto un accordo recentemente con OpenAI e GEDI, il gruppo che pubblica Repubblica, e La Stampa ha fatto un altro accordo con OpenAI. Certamente c'è un grande interesse del mondo digitale internazionale nei confronti, per esempio, dell'editoria italiana, ma servono appunto alcune misure. Io penso che innovazione e competitività possano andare insieme al tema della costruzione di una reputazione e di un futuro che preservi un know-how. Io, studiando un po' le vicende anche e seguendo le vicende dell'AI Act, che come sapete è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 12 luglio del 2024, noi abbiamo capito che sarebbero serviti tempi lunghi per questa applicazione. Addirittura per le norme sul diritto d'autore servivano e serviranno 12 mesi, quindi dovremo aspettare luglio 2025. Abbiamo cercato di anticipare questi tempi. E, come dicevo prima, abbiamo, per esempio, inserito una novità che nell'AI Act non c'è, cioè il reato di deepfake, una aggravante, cosiddetta deepfake, che prevede una pena detentiva da 1 a 5 anni. Perché lo abbiamo fatto? Perché crediamo che questo sia uno dei più grandi rischi per il processo democratico e per la distorsione del rapporto democratico fra cittadini e informazione. Ma poi, appunto, come vi dicevo, abbiamo seguito altre strade, perché la strada è multipla per arrivare a un obiettivo che speriamo unico. Certamente la disinformazione procede a passi molto spediti. Questa mattina alla Camera ho risposto a un'interrogazione di alcuni parlamentari del Partito Democratico sulle infiltrazioni russe nel nostro sistema informativo, oltre che in quelli di Germania e Polonia, che sono due dei paesi più colpiti dalla disinformazione russa. Esiste il fenomeno dei cosiddetti doppelganger, cioè siti duplicati, lo hanno fatto anche in Italia, su Repubblica, sulla Stampa, che all'apparenza sono del tutto simili, ma che poi ovviamente all'interno pubblicano notizie fallaci e completamente distorte rispetto al sito reale. Beh, se noi pensiamo di saper identificare questi contenuti ci sbagliamo, perché quando in alcune ricerche si chiede ai cittadini: tu sai distinguere una fake news?
è abbastanza scontato che il cittadino dica certo che la so vedere, ma non significa che realmente abbia le capacità per farlo, è che semplicemente a una domanda si risponde cercando di fare, fra parentesi, bella figura. Ma esiste un rischio ancora ulteriore, che è quello segnalato dai neuroscienziati, che ci dicono che per il tipo di attenzione che i cittadini pongono sull'informazione, una notizia falsa, un fake news o un deep fake, se ripetuto molte volte, cambia la percezione del cittadino, seppure ha compreso che è falsa. Cioè, una notizia falsa replicata, vi faccio un esempio, quello che sta avvenendo in America, un'immagine di Trump che ha un comportamento non consono, seppur viene identificato come falso, ma viene replicato 100 volte, abbassa la reputazione di Trump inevitabilmente, perché il cittadino acquista nel proprio immaginario un processo passivo negativo su quella persona. E questi sono fattori, diciamo, neuronali, che non tutti possono ovviamente contrastare o avere la forza di gestire. Anche di questo ci dobbiamo occupare. Come ci dobbiamo occupare del lato positivo dell'intelligenza artificiale, quindi di attrarre ricerca, innovazione, capitali, proteggendo anche i ricercatori italiani, che sono effettivamente ancora all'avanguardia in questi settori. Noi all'interno della Commissione ne abbiamo alcuni di straordinari che studiano questi elementi. Stiamo collaborando da tempo con l'Osservatorio Blockchain dell'Università Politecnico, del Politecnico di Milano. Sono ricercatori veramente incredibili, che però hanno bisogno di risorse. E allora c'è un accordo che probabilmente molti di voi avranno sentito, un memorandum d'intesa stilato da CDP Venture Capital con OpenAI, che tutela le start-up italiane in modo che OpenAI possa intervenire nel capitale CDP Venture Capital senza però acquisire direttamente la start-up. Questo protegge anche una prospettiva di know-how italiano. Cercando di, come dire, di chiudere questo ragionamento, il tema è quello di salvaguardare un'integrità di un sistema informativo. Non si tratta di sovranismo o identità nazionale, si tratta di, banalmente per esempio, di difendere una cultura europea della legalità e italiana del prodotto editoriale, perché se non si protegge un sistema informativo nazionale ed europeo, si rischia di diventare preda di meccanismi algoritmici che arrivano da paesi molto lontani e con bilanciamenti democratici molto meno solidi dei nostri. E poi c'è un tema: come vogliamo ridistribuire il potere nelle mani dei grandi over the top? Perché i grandi over the top stanno, anche in questi giorni, in questi anni, facendo gli editori senza rispondere della responsabilità editoriale, perché non lo vogliono fare, non è nella loro missione, non gli viene richiesto, ma allo stesso tempo sappiamo che dragano quote di mercato e quote pubblicitarie, con vantaggi però fiscali e sulla tassazione, e anche questa ha una ricaduta sul sistema complessivo. In sostanza, per chiudere questo ragionamento, sperando di aver dato qualche elemento utile, voglio salutarvi citando quello che il recente premio Nobel per la fisica Geoffrey Hinton ha detto proprio parlando di intelligenza artificiale. È stato premiato proprio perché è uno dei ricercatori che hanno contribuito maggiormente allo sviluppo iniziale dell'intelligenza artificiale. Ha detto: la ricerca scientifica dovrà capire in maniera urgente come noi umani possiamo restare al timone delle nostre esistenze. Grazie. Grazie, grazie al sottosegretario Alberto Baracchini che ci saluta. Ma quindi noi andiamo avanti. Io ho fatto questa mattina una ricerca sul chat GPT che ho qui nel telefono, no? Che è un'intelligenza artificiale piccola applicata a quello che abbiamo tutti i giorni, e io ho fatto questa domanda: l'innovazione dell'intelligenza artificiale può essere paragonata a diverse rivoluzioni tecnologiche e cambiamenti epocali nella storia? E lui mi scrive: sì. Rivoluzione industriale, come la macchina a vapore e la meccanizzazione hanno trasformato l'industria e il lavoro umano, l'IA. L'invenzione della stampa, l'introduzione della stampa da parte di Gutenberg nel XV secolo ha rivoluzionato la diffusione della conoscenza, allo stesso modo l'IA.
sviluppo del computer, l'ingegnere del computer, gli anni 40 e 50, ha aperto la strada di una nuova era di elaborazione dei dati, l'IA. Rivoluzione digitale. L'avvento di internet e delle tecnologie digitali ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere e integrare e interagire. L'IA sta ora integrando, eccetera, eccetera. Scoperta dell'elettricità. Come l'elettricità ha trasformato la società, abilitando nuove invenzioni e modi di vita. L'IA ha il potenziale di rivoluzionare, eccetera, eccetera. Praticamente a ogni domanda risponde che l'intelligenza artificiale ti può dare delle soluzioni migliorative, molto più veloci, eccetera, eccetera, con il passo, con i tempi attuali e futuri. Ma io credo che invece la giornata di oggi, è la domanda che pongo qui ai vari relatori, la coscienza non è qualcosa che le macchine, che appartiene alla macchina, ma è qualcosa che riguarda ognuno di noi, e quindi questo è il primo tema, lo citava prima anche il sottosegretario, cioè quindi può essere in mano solo all'uomo quella che è l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e i criteri che dobbiamo mettere, e su questo altrettanto. E cito alcune frasi che ho trovato. Le macchine moderne sono dotate di sensori intelligenti, la loro anima, l'anima delle macchine è formata da che cosa? La nostra anima da cosa è formata rispetto a quella delle macchine? Dalla coscienza, la loro macchina è formata dagli algoritmi. Quindi c'è una piccola differenza, no? Sostanziale. Dobbiamo aver paura del futuro o no? O dobbiamo imparare a gestire questo nuovo potere? Professore. Io credo che tutto questo riguarda il fatto che dobbiamo mettere al centro l'individuo, la persona rispetto a tutto il contesto di cui stiamo parlando. Poi, l'altro aspetto, l'anima del mondo è rappresentata dal software. Il tesoro che muove economia e società è dato dalle informazioni. Lo citava in qualche modo prima il sottosegretario. L'anima e il mondo rappresentata dal software. E qui cito l'ultima frase invece di padre Benanti, che dice: serve una nuova età dei diritti. Una nuova età dei diritti. Dobbiamo maturare una nuova coscienza giuridica che ci permetta di proteggere l'individuo, noi, la persona, ognuno di noi, in un nuovo ecosistema segnato dall'evoluzione della tecnoscienza. Interessante. Ecco, queste sono le domande che pongo così un po' di riflessione al tema di oggi, dando la parola chiaramente subito a Gianni Potti per il suo intervento. Grazie Gianni. Io ho evitato l'intervento, se no dicevo le stesse cose, quindi ho fatto un po' di flash su queste cose. Mentre Gianni si avvicina anche lui allo scranno del potere, per capire come deve essere esercitato, gli diamo la parola. Giusto. Prego, per stare Gianni. In piedi. Faccio veloce perché mi aggancio a quello che diceva adesso il senatore De Poli, che ringrazio nuovamente, ma l'avevamo già fatto di là. Ringrazio Alberto Baracchini, che credo, Antonio, da 6 anni ci accompagna puntualmente. Ho un ricordo di una volta col Covid che ha preso un volo per venire giù e tornare su a Milano, che non è da tutti, e questo gli siamo tutti debitori. Mi aggancio alle ultime cose che stava qui accennava Antonio. La risposta, secondo me, a quello che tu dici è quella di cavalcare l'onda, di conoscere, di alfabetizzarsi, di non subire il mezzo che abbiamo in mano. Ieri mi sono divertito, glielo ho detto Antonio stamattina, mi hanno scaricato un'app che riconosce, molti ce l'avranno in sala, niente di clamoroso, i numeri, quando sono numeri che ti chiama qualcuno in maniera insistente, sync.me, esatto. Ma questo mi permette di dire una cosa, che il tema vero dell'alfabetizzazione digitale, stamattina ho dato il dato DESI, dove siamo passati dal 27esimo a oggi 19esimo posto in Europa.
il che va bene, molto bene, ma guarda caso recuperiamo sulla fibra, sul 5G, ho detto prima, viceversa perdiamo punti proprio sull'alfabetizzazione digitale. E allora andiamo giù a vedere meglio questo dato. Circa il 42% degli italiani possiede competenze digitali di base, ma solo il 22% ha competenze più avanzate e quindi skilling, skill e reskilling sono fondamentali a tutti i livelli. Ecco perché nasce Digital Meet. Quando ci siamo posti la domanda 12 anni fa, era proprio quello di portare un messaggio nei territori. Quindi la prima considerazione è che il Paese non sta andando avanti su questo terreno, ha perso addirittura dei decimali e il nostro impegno di ambassador, di evangelist nei nostri territori deve aumentare ancora di più nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Perché si è fatto un grande mercato in Italia. L'Italia è uno dei maggiori venditori, forse il primo in Europa, di telefonini. A casa nostra siamo pieni di digitale, schermi, casse, in macchina idem, quindi il digitale pervade la nostra vita. Poi, questo è un caso che è successo con un mio amico in zona Bergamo, e non dico di più, industriale importante, doveva spendere 5.000 euro per un software, no, sono soldi buttati via. Allora, nell'impresa no, a casa tutto. Questa cosa mi ha colpito molto. L'alfabetizzazione quindi va benissimo, la IACT va bene, ma non abbastanza, perché non è così incisivo, l'ho già detto prima, rispetto a Cina e Stati Uniti che stanno facendo ben altro, quindi questa è una partita aperta. E allora voglio chiudere con una nota assolutamente positiva, poi ci sarà chi più bravo di me, parlerà dei rischi della rete, della privacy, della cyber security e tutto quello che è di negativo che ci porta alla rete. Io voglio invece buttare lì qualche nota positiva. Allora, che piaccia o no, quello che ha letto ChatGPT, se lo sai gestire, è uno strumento interessante. Qualche professoressa farà fatica a correggere i compiti perché anche lei si rivolgerà a ChatGPT, me la vedo. Quindi, avere ChatGPT, avere lo strumento che metteremo davanti alla bocca e parleremo in coreano piuttosto che in cinese, in mandarino e via di seguito, senza far fatica. La telemedicina a distanza, questa cosa mi prende da morire. Perché da morire? Perché se uno sta male in Asia e c'era un primario di Roma piuttosto che di Venezia che potrà a distanza curarlo a millimetri. Certo ci vuole la banda. Ci vuole magari il metaverso e un Oculus in più, per non dire della robotica. Insomma, ci sono una serie di settori, e mi fermo, nei quali il nuovo digitale, questa nuova ondata di digitale, che è già un altro passo ancora rispetto a 3 anni fa, 2 anni fa, non è futuro, è oggi. Quindi siamo qui, Antonio, con l'idea non solo di insistere sul tema dell'alfabetizzazione e se possiamo prendere qualche iniziativa di supporto alla tua attività o del ministro o di qualcun altro, noi ci siamo. Quindi quel poco che possiamo fare vogliamo insistere e spingere ancora di più e non far passare messaggi conformistici, perché la realtà è quella di cui vi ho parlato poco fa. Grazie. Grazie Gianni, come sempre preciso, sintetico. È molto ben attento a quelle che sono le problematiche chiaramente che può comportare questo contesto che stiamo parlando oggi. Adesso darei la parola subito al Presidente dell'Ordine Ingegneri, Riccardo Svat, che è interessante capire come le professioni e gli ingegneri possono applicare l'intelligenza artificiale nel calcolo delle travi, cosa fate? Nel calcolo delle valutazioni che fate normalmente? Sì, allora diciamo che sicuramente l'intelligenza artificiale è giunta anche nell'ingegneria forse da diversi anni. Beh, innanzitutto vorrei ringraziare il senatore De Poli che ci dà sempre questa opportunità, che per me tra l'altro è particolarmente emozionante, e proprio per questo ho preparato 2 righe per non perdere il filo del discorso, e ovviamente anche Gianni Potti, che da anni, è il 12° anno, si diceva stamattina, sta portando avanti questa iniziativa
fondamentale per creare cultura. Il sottosegretario ha parlato, ha indicato due parole fondamentali, competenza e innovazione, e l'ingegneria è ovviamente ingegno, quindi è competenza, accrescere le proprie competenze attraverso la formazione. E gli ordini professionali, io rappresento Padova, lavora e promuove la formazione e la crescita di queste competenze. Mi permetto anche di dare, rispetto all'intervento di stamattina, anche due dati, perché si parlava ottimistici, perché si parlava stamattina della mancanza di presenza delle donne all'interno, nel mondo dell'intelligenza artificiale. Ecco, io quello che posso portare, visto i propri dati di ieri, che abbiamo festeggiato come Federazione del Veneto i 50 anni dalla sua nascita, e vi posso portare un dato secondo me interessantissimo per quanto riguarda l'Università di Padova, se ne discuteva anche poco fa, e ad esempio proprio parlando di salute e di sanità, la bioingegneria, quindi la biomedicina, ha avuto una crescita proprio nel 2024 del 256%, e più del 50%, circa il 56%, sono donne. Ecco, quindi io credo che di fatto il problema di genere forse non esiste, è necessario un cambio generazionale. E un altro aspetto che mi permetteva di dare un mio piccolo contributo è legato alle aziende, sul tema che si presentava oggi, il 3%, circa il 3,6%, delle aziende in Italia detiene circa il 22%, si diceva, del valore della produzione. Ecco, forse invece la mia preoccupazione, e adesso parlo proprio di ingegneria, del tema legato all'ingegneria, che ricordiamoci che l'ingegnere, questa professione che è bellissima ovviamente, che io porto avanti con passione, è all'interno di tutti i processi. La preoccupazione forse che ho, e vorrei così dare il mio punto di vista, il mio spunto, è soprattutto il know-how. Cioè, il rischio non è tanto che le società ci siano degli azionisti esteri, parliamo di America, parliamo di Cina, ma il rischio è che il know-how nostro sia poi brevettato in paesi diversi. Però, come vi dicevo in precedenza, e qui spero poi di sorprendervi, e sono particolarmente emozionato e quindi ho pensato, anziché di parlare a braccio, di prepararmi due righe, anche perché il tema è assai complesso e di fronte a, cioè, si potrebbe parlare, il tema principale è l'etica. Ovviamente gli ordini professionali si basano su un codice etico, un codice deontologico. Noi diamo garanzia, abbiamo un ruolo sociale, quindi garantiamo il cittadino. E quindi pensiamo alla sicurezza, ma anche alla sicurezza delle strutture, ma pensiamo anche alla sicurezza informatica. Quindi noi da anni pensiamo che abbiamo festeggiato i 100 anni degli ordini professionali l'anno scorso, e il codice deontologico ha una storia vetusta, insomma molto, molto indietro nel tempo. E quindi è all'interno di ognuno di noi. Quindi se parliamo di etica sicuramente avremmo potuto parlare per ore. Ecco, però mi permetto di rappresentarvi, di darvi uno schema che è un po' fuori dal solito, quando si parla di alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale. Anzi, partiamo da una domanda. Sapete che la prima macchina intelligente potrebbe essere stata inventata più di 2000 anni fa? Si trattava di un automa progettato da Erone di Alessandria, che rispondeva ad alcuni comandi fisici. Stamattina si parlava della ruota, del fuoco. In realtà oggi si parla di intelligenza, probabilmente sbagliamo anche a chiamarla intelligenza, ormai è ripetuto in diversi convegni, trovo effettivamente questo aspetto. Forse non dovremmo neanche più parlare di ingegneria e dargli anche un termine diverso. Ecco, questa non è solo una curiosità storica, ci dice una cosa fondamentale: non è l'intelligenza artificiale a essere il vero mistero o la sfida, ma il nostro modo di interagire con essa. Quando parliamo di alfabetizzazione digitale, non ci riferiamo solo al saper accendere un computer o scaricare un'app.
Questa è una forma di alfabetizzazione funzionale, certo, ma oggi voglio puntare a qualcosa di più profondo, la comprensione critica. Come mai l'algoritmo del social ci mostra proprio certi contenuti? Quali bias vengono incorporati nell'IA che usiamo ogni giorno? Prima si parlava dell'applicazione per il riconoscimento dei numeri di telefono. Chi decide cosa vediamo, cosa impariamo e persino cosa compriamo? L'intelligenza artificiale sta silenziosamente ridisegnando ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Dagli algoritmi che suggeriscono cosa leggere e guardare, ai sistemi sanitari che prevedono malattie, fino alla nostra economia che viene sempre più automatizzata. E qui arriva la parte sorprendente. Siamo già dentro a un mondo governato dall'intelligenza artificiale e spesso non ce ne rendiamo conto. Pensate agli assistenti virtuali sui nostri smartphone, agli algoritmi dei social media che plasmano la nostra visione del mondo o alle raccomandazioni musicali che sembrano leggere nella nostra mente. Ogni volta che ci affidiamo a queste tecnologie stiamo usando l'intelligenza artificiale, che sono strumenti complessi. Ma quanti di noi sanno davvero come funziona questa tecnologia? Siamo davvero alfabetizzati in questo nuovo linguaggio? Non siamo più solo utenti passivi, siamo interlocutori attivi di sistemi che si adattano a noi, analizzano i nostri dati e ci propongono risposte. Ma chi educa chi in questa relazione? Stiamo educando noi stessi su come sfruttare al massimo l'IA. O lasciamo che sia lei a educarci, guidando il nostro pensiero. L'alfabetizzazione digitale non può essere più solo un saper usare un computer o navigare su internet. Deve includere la capacità di comprendere, valutare e, idealmente, creare strumenti di IA. Altrimenti rischiamo di diventare solo consumatori passivi di tecnologia, anziché protagonisti attivi della nostra realtà digitale. Pensiamoci, non è necessario diventare ingegneri dell'intelligenza artificiale, ma dobbiamo capire come questi strumenti influenzano le nostre decisioni. E forse uno dei temi particolarmente significativi, di cui si ha parlato anche il sottosegretario, forse bisognerebbe anche parlare di democrazia digitale e la possibilità a tutti di poter accedere. In che modo un algoritmo ci sta mostrando certe informazioni e non altre? Come vengono gestiti i nostri dati personali? Sono domande di alfabetizzazione digitale a cui dobbiamo saper rispondere. E l'IA è il terreno in cui si giocano queste sfide. L'intelligenza artificiale può essere un'estensione della nostra creatività. Pensate alla musica, come dicevo in precedenza, alle opere d'arte digitali o persino ai romanzi scritti con l'assistenza di algoritmi. Stiamo entrando in un'era in cui la macchina non è solo uno strumento, ma diventa co-creatrice. Questo cambia radicalmente il concetto di espressione umana, spingendo i confini di ciò che pensavamo possibile. La grande sfida che ci aspetta è rendere questa nuova alfabetizzazione accessibile a tutti. L'intelligenza artificiale non deve essere un privilegio di pochi, ma una risorsa democratica. Se non riusciamo a colmare questo divario, rischiamo di creare una nuova forma di disuguaglianza, in cui il gap digitale si trasforma in un gap di intelligenza artificiale, separando chi sa usare queste tecnologie da chi ne viene escluso. In conclusione, l'alfabetizzazione digitale e l'intelligenza artificiale non sono solo questioni tecniche, ma sociali e culturali. Riguardano il nostro ruolo come cittadini in un mondo dove la tecnologia gioca un ruolo centrale. Sta a noi decidere se vogliamo essere semplici spettatori di questa rivoluzione o diventare protagonisti. Non stiamo solo imparando una nuova tecnologia, stiamo imparando la nuova lingua del nostro tempo. Come tutte le lingue, l'intelligenza artificiale può essere una porta verso infinite possibilità o una barriera che ci isola. Sta a noi scegliere come usarla. Come vi dicevo prima, questa sala e con i relatori che oggi ci seguono, che sono invece esperti di intelligenza artificiale, l'emozione
mi ha portato a redigere queste due righe che ho voluto leggervi. Sono due righe di ChatGPT. Grazie. Grazie a Riccardo Schwarz, anche perché ci ha dato alcuni spunti, secondo me interessanti, che è quello di democrazia digitale, privacy, spettatori o protagonisti, oltre a tutta una serie di cose. Quindi rispetto a questo darei la parola a Gianni Dal Pozzo, presidente di Alumni. Come collimi rispetto al tuo lavoro di amministratore delegato, ad esempio, di un'azienda, con presidente di un'associazione, chiamiamola così, di volontariato, anche se di ex alunni dell'Università di Padova, e il contesto dell'innovazione tecnologica applicata poi anche ai conti, alla cosa formale, banale, brutta della documentazione, è una domanda facile. Contesto di okay. Delle cose. Prego a te, Gianni. Grazie senatore De Poli, grazie per l'invito, grazie anche a Gianni Potti per avermi invitato. Allora, anch'io avevo preparato il discorso su ChatGPT e l'ho buttato via perché rischiavo di fare la stessa cosa e quindi io mi sono preso... L'ho anticipato perché sapevo che c'era lui. mi sono preso le istruzioni della penna e mi sono segnato alcune cose, no, a parte le battute. Io partirei dal titolo, l'etica dell'intelligenza artificiale. Mi permetto di dire che presuppone che l'intelligenza artificiale sia etica, e questo è un errore clamoroso. L'intelligenza artificiale è uno strumento, non può esserne etico o meno, e quindi qui c'è un bias importante nel titolo. E mi ricollego soprattutto a quello che diceva il senatore prima della centralità dell'uomo e se l'intelligenza artificiale supererà o meno l'intelligenza umana. Allora, da presidente di Alumni, orgogliosamente... Alumni dell'Università di Padova, orgogliosamente ho avuto due mandati di fila, quindi per 6 anni, nel mio consiglio Federico Faggin, che è un vicentino come me, che è l'inventore del microprocessore. Il microprocessore rappresenta l'innovazione della terza rivoluzione industriale, il quale sostiene in maniera molto forte e addirittura controcorrente rispetto a Singularity University, che dice esattamente il contrario, che non esisterà mai al mondo un computer più intelligente dell'uomo. E la differenza tra una macchina e l'uomo sostanzialmente è la coscienza. Però detta così, l'avete già letto 1000 volte, io ho dovuto intervistarlo quando scrisse quel libro, adesso è già arrivato a quota 3, ma il primo libro, che forse è quello che ha acceso un po' questo spiraglio verso l'uomo e l'intelligenza, ho dovuto leggerlo 2 volte per comprenderlo fino in fondo, anche perché il quarto capitolo scomoda addirittura la fisica quantistica, e vi assicuro che anche da ingegnere per me è stato difficile arrivare fino in fondo. Però c'era un esempio che mi ha colpito tantissimo che voglio riportare a voi. È l'esempio della rosa. Oggi esistono computer, piuttosto che strumenti elettronici, che possono identificare facilmente una rosa, un naso elettronico piuttosto che la visione. Quindi la rosa è facilmente riconducibile da una macchina, ma solo ognuno di noi ha un sentimento diverso nel leggere, nel vedere una rosa, perché ognuno di noi prova evidentemente un sentimento, e quel sentimento è una cosa nostra che non possiamo insegnare alla macchina. Questa è la differenza sostanziale tra l'intelligenza dell'uomo e l'intelligenza artificiale. Venendo invece a un po' alle domande, quindi io mi sono segnato tutti gli spunti che il senatore ha dato, e partirei dalle AI Act. Io vorrei essere anche un po' controcorrente. È vero che l'Italia e l'Europa ha questo primato di regolamentare, però non dimentichiamo che da una parte abbiamo l'America, che sta innovando pesantemente, 65 miliardi di dollari investiti l'anno scorso, la Cina replica, 35 miliardi di dollari investiti l'anno scorso, e noi invece facciamo da arbitri. Avete mai visto un arbitro vincere una partita? Ecco, questo è il rischio che noi purtroppo possiamo fare. È vero che bisogna introdurre le regole, ma è anche vero che la tecnologia, in particolare questa tecnologia, ha un'accelerazione mai vista in precedenza. Si parla spesso di esponenzialità, però vorrei darvi alcuni numeri per far capire di cosa stiamo parlando. Primi 100 milioni di utenti che hanno utilizzato il telefono cellulare, 17 anni di tempo. Primi 100 milioni di utenti internet raggiunti in 7 anni. Primi 100 milioni di utenti sul primo social network, Facebook, 4 anni. Primi 100 milioni di utenti su ChatGPT, 60 giorni.
Abbiamo già superato il miliardo di utenti. Ecco, questo per farvi capire qual è l'accelerazione che può portare questo strumento. Rimane però uno strumento. È uno strumento potentissimo e quello che pochi sono consapevoli è che di fatto abbiamo in tasca un assistente personale che è più intelligente della media dei laureati ad Harvard. Anzi, più intelligente della media dei dottori di ricerca ad Harvard, precisamente nel primo 2%. Cioè, capite di cosa stiamo parlando? Peccato però che questo sia appena laureato, quindi può rispondere a qualsiasi domanda, ma il problema è come fargli le domande e soprattutto come interrogarlo. Non ha esperienza. Ecco, la parte probabilmente di esperienza è l'elemento che noi possiamo in qualche modo giocarci. E quindi la considerazione nel mondo del business, visto che il senatore mi ha tirato anche questa volata, un altro dato che vi do è questo. Parliamo di Italia e di qual è l'impatto dell'intelligenza artificiale generativa in Italia. L'anno scorso Microsoft e Studio Ambrosetti hanno fatto una ricerca, dicono che vale 1,5 PNRR all'anno in termini di euro. Euro che vengono dimensionati rispetto al saving di tempo che l'intelligenza artificiale può garantire, assicurare alle organizzazioni che la adotteranno. Allora, questo cosa potrebbe far pensare? Potrebbe far pensare a posti di lavoro immediatamente. La preoccupazione più grande è libera tempo e quindi libera posti di lavoro. In realtà vorrei vederla in maniera molto diversa. Libera tempo per che cosa? Per accendere i nostri cervelli e attivare la creatività. La creatività è una cosa che non ci porterà mai via nessuno. Anzi, vorrei dire che proprio noi italiani, che oggi facciamo da arbitri e che oggi non ci stiamo giocando questa partita tecnologica, potremmo usare questa tecnologia proprio per esaltare quello che più di tutti noi abbiamo, ovvero la creatività. Grazie. Grazie. Interessante. Interessante soprattutto i dati che hai dato, che sono veramente stratosferici, e credo che questo sia un aspetto veramente fondamentale e importante. Ma lui ha detto, hai detto coscienza che fa la differenza tra uomo e macchina, sentimento che non può essere dell'intelligenza artificiale, oltre e la creatività che chiaramente è di noi umani, soprattutto di noi italiani. Credo che questo sia riconosciuta nel mondo. Ma allora, dando la parola al dottor Marco Soffientini, esperto di diritto delle nuove tecnologie, le rifaccio questa domanda che è poi un po' quello che ha detto. Serve una nuova età dei diritti, dobbiamo maturare una nuova coscienza giuridica che ci permetta di proteggerci. Ecco, questo è l'aspetto della partenza. E grazie della sua presenza. Prego. Grazie. Intanto un ringraziamento al senatore. Un ringraziamento anche a Gianni Potti per l'invito e per l'iniziativa Digital Meet. È un'iniziativa che mi è piaciuta da subito quando mi è stata proposta, perché affronta un tema che è quello della tecnologia. Bene o male io non intendo farvi da avvocato un resoconto normativo, ma voglio cercare di capire insieme a voi, con esempi pratici, meglio con fatti storici, perché l'uomo deve essere al centro, perché ciò che è stato detto dagli autorevoli relatori poco fa è vero. L'uomo è l'elemento fondamentale, la tecnologia deve essere al suo servizio. E anche perché vi rendete conto che parliamo di intelligenza artificiale quando questo strumento, quando, come dicevano poco fa i relatori, è uno strumento di cui noi ignoriamo la sua reale portata, uno strumento che non siamo in grado di padroneggiare, perché è estremamente potente. E allora la normativa come ci può aiutare? Come può essere, diciamo, quale può essere l'approccio del legislatore? Siamo ovviamente al Senato, quindi quale miglior luogo per affrontare questo tema? Beh, hanno accennato l'AI Act. Non voglio parlare dell'AI Act, perché chiaramente si potrebbero fare tante considerazioni, ma mi voglio soffermare e prendere spunto per la mia relazione da un considerando, il considerando 27. Perché? Perché a un certo punto questo considerando dice bisogna far propri, anche nelle future normative, gli orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile. E qui vengono richiamati alcuni principi elaborati dal gruppo di esperti della Commissione europea.
e questi sono robustezza tecnica e sicurezza, vita privata e governance dei dati, trasparenza, diversità, non discriminazione ed equità, benessere sociale e ambientale. E poi si dice anche una cosa fondamentale. Ciò che è importante è la sorveglianza umana, cioè i sistemi di intelligenza artificiale vanno sviluppati e utilizzati come strumenti al servizio delle persone, nel rispetto della dignità umana e dell'autonomia personale, e funzionano in modo da poter essere adeguatamente controllati e sorvegliati dall'uomo. Questa cosa mi ha colpito e mi ha ricordato un fatto storico. Ecco perché non vi porto un esempio, vi porto un fatto storico. Notte tra il 25 e il 26 settembre del 1983. Siamo in piena guerra fredda. Da una parte abbiamo l'Unione Sovietica con Yuri Andropov, dall'altra parte abbiamo Ronald Reagan. In quel momento è un momento di estrema tensione. Agli inizi di quel mese, di quell'anno, fu abbattuto un aereo nordcoreano da parte dei caccia russi, per errore. 200 e passa persone persero la vita. E in quella notte prendeva servizio presso la base militare Serpukhov 15 di Mosca un tenente colonnello, Stanislav Petrov. Quest'uomo, 44enne, prende il suo servizio all'interno della base e a un certo punto, a mezzanotte 14, scatta un allarme. Ovviamente qual era il suo compito? Cosa faceva questa base? Doveva controllare se partivano missili nucleari da parte degli Stati Uniti. Aveva dei satelliti, un sistema molto sofisticato, potremmo oggi dire di intelligenza artificiale, ci verrebbe da dire. Cioè, estremamente sofisticato, lui lo conosceva. E all'interno, dicevo, della base, suona l'allarme, allarme rosso, suona, scritte, red alert, tutti lo guardano, i computer dicono è partito un missile nucleare dalla base del Montana. E lui conosceva la procedura, lui sapeva cosa bisognava fare. Quel missile viaggiava a 24.000 km orari, ogni secondo perso poteva rappresentare un disastro. Lui avrebbe dovuto prendere quel telefono, avvisare i suoi superiori e poi, scalando la scala gerarchica, l'ordine di contrattaccare. Lui attendeva e diceva, non può essere un errore, qualcosa non va. Immediatamente dopo segnala la partenza di altri 4 missili nucleari. Lui ha tra le mani il destino del mondo, lui è un uomo solo, lì. E cosa fa lui? E lui ragiona e dice, ma io comprende. Qualcosa non funziona, qualcosa non va. Lui non dà quell'ordine, non prende quel telefono e poco dopo riavvia i sistemi. Insomma, era un falso allarme. È una storia questa bella da ricordare perché ci sta facendo capire una cosa. Che ha fatto quell'uomo? Se c'era una macchina, un'intelligenza artificiale, avrebbe fatto partire quel contrattacco? Perché lui cosa aveva in più? L'hanno detto gli autorevolissimi relatori poco fa. E lui ha ragionato, ha compreso. Avete citato, io li ho letti tutti i libri di Federico Faggin, per dire, l'avete citato, quindi un pochino mi ripeto. Lui ha usato la comprensione. Che cos'è la comprensione? L'avete detto, una qualità della coscienza. E questo è un aspetto che le macchine non hanno. È vero, Federico Faggin è molto rigido sulla posizione, ma io come giurista, diciamo, devo leggere chi ne sa più di me e cercare di comprendere quale può essere lo spirito. Ed ecco che allora quel considerando ci mette l'uomo al centro, una visione antropocentrica di tutto questo discorso che stiamo facendo. E allora qual è, diciamo, una considerazione? Che è grazie alla coscienza che noi uomini abbiamo delle cose che si chiamano creatività, estro, fantasia, oppure che proviamo delle emozioni. Allora, se voi provate a prendere, io mi occupo di videosorveglianza, di sistemi, diciamo, di videoanalisi, dal lato ovviamente giuridico, non ovviamente tecnico, perché ovviamente ognuno il suo. E qual è una considerazione interessante? La conoscete tutti, la famosa immagine della cosiddetta Nepal Girl, della ragazza
vietnamita, della bambina vietnamita che corre col corpicino bruciato e poi questo fotografo della Associated Press scatta la foto che diventerà icona di quella terribile guerra e lui, dopo aver scattato quella foto, la prende, l'abbraccia e la porta in ospedale, gli salverà la vita in un certo modo, poi questa persona ovviamente porterà i segni di questa terribile esperienza per tutta la vita. Provate a prendere quell'immagine e a darle in pasto a un algoritmo. Il riconoscimento dello scenario. Risposta: bambina che corre senza vestiti su una strada. No, un uomo non dice quello. Bambina disperata che corre e che ha bisogno di aiuto. Cioè, noi proviamo di qualcosa che è fondamentale. A mio giudizio, quindi, e sono d'accordo con i relatori, poi concludo perché, ripeto, non vuole essermi un intervento giuridico, ma voleva essere un intervento che richiamasse al centro l'importanza dell'uomo e l'importanza di tutti noi. Perché io dico sempre nei miei gruppi di lavoro, io voglio avere i tecnici, voglio avere tutte le varie professionalità, perché ho da imparare da tanti e magari io posso dire una piccola cosa che può essere utile anche agli altri. E tutti insieme creare magari un mondo un pochino migliore, considerando oggi, diciamo, l'applicazione dell'intelligenza artificiale al settore militare mi spaventa non poco, anche perché, diciamocela tutta, ciò che oggi ci sembra incredibile, probabilmente già da diversi anni la stanno utilizzando i servizi segreti e ovviamente a livello militare. Quindi chissà cos'altro oggi hanno. Ad esempio mi ha colpito tempo fa leggere su una rivista israeliana che c'è un video, magari di un sistema di videosorveglianza, e magari si vede che Marco colpisce una persona o commette un reato. Beh, c'è la possibilità di sostituire quella figura a Marco, ma la cosa che mi ha ancora più sconvolto, sostituirlo in maniera tale da renderlo effettivamente vero quel video. Cioè i tecnici mi spiegano, no, è formato da pixel, ci deve essere si può risalire alla incoerenza, diciamo, di tutti questi pixel che vengono ricostruiti. Beh, oggi grazie alla potenza di calcolo, grazie ai computer quantistici, grazie alla tecnologia che avanza, è possibile fare un qualcosa di terribile, vorrebbe dire veramente sostituire Marco con un altro e mettere in carcere quella persona e rovinargli la vita. Allora il compito del legislatore, il compito dei giuristi, ma il compito anche di chi sviluppa e produce questa tecnologia è quella di cercare di, come dire, mettere insieme tutti questi elementi, quei principi che ad esempio recentemente nel 2020 sono stati oggetto della Rome for Call AI, con il Vaticano, con, avete citato Padre Benanti chiaramente, con Microsoft, IBM, poi mano a mano hanno sottoscritto questa chiamata, diciamo, sempre più soggetti. Ecco, l'auspicio mio è quello che si prenda coscienza di una tecnologia che va fatta conoscere, bisogna imparare ad utilizzarla, e poi tutti noi dobbiamo collaborare insieme e magari arrivare a un qualcosa, lo accennavo anche ieri, diciamo, in un'altra occasione, così come sulla privacy, visto che alcuni dicono, ah, tu ti occupi solo di privacy, va bene, oramai c'è l'etichetta, ma mi va anche bene, mi fa anche piacere. Nella privacy si parla di data protection by design e by default, e non sto ora qui a tediarvi sul significato, perché siete una platea ovviamente formata, dotta, ma si potrebbe pensare a un ethics by design. Ha un qualcosa da incorporare da subito, ha un qualcosa da tenere in considerazione nello sviluppo. Ecco, questo è, diciamo, il mio auspicio. E termino con due citazioni che mi sono piaciute, mi hanno colpito. Datate, una super datata, Socrate diceva, io sono intelligente perché so di non sapere. Io effettivamente non faccio altro che studiare, cercare di applicarmi nelle cose per capirle. E ti accorgi più studi di quante cose hai da imparare. E poi l'ultima era ovviamente di Albert Einstein, il quale diceva un domani, in un futuro, i computer sapranno risolvere tutti i problemi del mondo, ma mai un computer ne saprà porre uno. Grazie. Grazie, grazie per questa illustrazione che ha fatto, che diciamo ha fatto degli esempi molto
concreti rispetto alla differenza tra noi e la macchina, diciamolo così. E adesso, fuori programma, perché siamo appunto noi e non una macchina, proprio rispetto anche a un tema che questa mattina è stato citato, nel senso che tutte le piccole industrie, le piccole aziende corrono il rischio rispetto a un'evoluzione di sparire, eccetera, e su questo dovremmo capire come fare rete invece per poter evolversi anche all'interno della, soprattutto in alcune aree, tipo il Veneto o in altre dove la piccola azienda, l'artigiano, la piccola azienda, eccetera, il cuore pulsante all'interno di ognuna delle nostre comunità. Rete, vorrei invitare il presidente della rete delle professioni, l'ingegner Arnaldo Zambrano, di darci un suo saluto qui a questo nostro convegno. Grazie. Fuori programma, se no dobbiamo. E questa è la bellezza delle cose, chiamare uno che non si aspetta di essere chiamato. Sì. Quindi lo facciamo. Sì. Dopo magari facciamo qualche altro, adesso guardo qualcuno, così diventiamo subito, facciamo subito le differenze, no? Il rischio che, le cose programmate. Prego. Il rischio che vi faccia, non dico una lezione, ma vi spiego come si fa un calcolo di cemento armato, quindi questo diciamo è un tema sul quale potrei parlare per ore. Però al di là di questo, veramente ringrazio il senatore, l'amico Riccardo e per la verità tutti presenti, qualcheduno, Gianni Potti lo conoscevo anche da tempo in altre occasioni. E devo dire che sia gli interventi stamattina, ma che quelli del pomeriggio mi hanno arricchito di tante conoscenze di un tema che è l'intelligenza artificiale, che ovviamente per i professionisti, che poi è la categoria che io rappresento, non solo quelli tecnici, ma essendo presidente di professioni italiane anche il mondo sanitario e giuridico economico, è un tema fondamentale che stiamo studiando, non a caso da febbraio, marzo, quando fummo chiamati a un incontro con il sottosegretario Mantovano a Palazzo Chigi, che stava affrontando il tema dell'intelligenza artificiale, abbiamo capito che su questo argomento dovevamo cominciare a correre, insomma, perché era un tema fondamentale che interessava profondamente i professionisti, che sono gli interpreti poi delle esigenze di tantissimi cittadini, sono quelli che basano la loro vita, lo diceva anche Riccardo, professionale, insomma, ma anche nelle loro organizzazioni sui temi etici. Allora, l'intelligenza artificiale pone problemi etici, non esiste un'etica dell'intelligenza artificiale che è uno strumento e quindi quello che fa è in funzione di quello che gli si dice di fare, poi non so se ci saranno poi delle deviazioni su questi temi, ma è evidente che i professionisti devono utilizzare nel modo più corretto possibile, essendo proprio, come dire, in prima fila nei riguardi dei cittadini che sono i fruitori dei loro servizi e che devono essere tutelati. Il tema dell'intelligenza artificiale è fondamentale. Quindi questo lavoro che stiamo portando avanti, un primo documento l'abbiamo presentato a Palazzo Chigi ormai 4-5 mesi fa, ci hanno detto di andare avanti, ma dovevamo andare avanti anche perché c'è in discussione questo disegno di legge che ci è stato trasmesso, la Commissione ci ha chiesto di produrre un documento, anche perché in quel disegno di legge c'è un capitolo proprio sulle professioni e in particolare sulle professioni ordinistiche. E quindi siamo stati costretti, ma insomma ben volentieri l'abbiamo fatto, a interpretare questo disegno di legge per dare delle risposte alle esigenze che ci stiamo ponendo. Come utilizzare l'intelligenza artificiale generativa, come fare in modo che questa contribuisca a migliorare la qualità dei professionisti e non la deprima, anche questo è un rischio che può esserci, cioè utilizzare questo strumento può finire per ridurre la capacità intellettuale di interpretare il mondo che ci circonda, le nostre competenze, di utilizzarle al modo migliore, perché qualcheduno potrebbe trovare più semplice farsi scrivere una relazione o addirittura farsi fare un progetto dall'intelligenza artificiale. Poi con quali risultati non lo sappiamo ancora, però è evidente che questo è un tema. Così come un tema fondamentale, forse il più vero di tutte le questioni, portare a conoscenza dei nostri clienti, lo abbiamo anche per legge, noi siamo costretti, dobbiamo scrivere in un preventivo per ogni prestazione professionale, non solo quando costa, insomma, ma anche cosa andiamo a fare e con che strumenti lo facciamo. E allora il tema, quando c'è l'intelligenza artificiale, diventa più complicato, come fare a individuare
da dove provengono come certe informazioni, come fare a spiegare o a definire nell'ambito di una di questa previsione che sta nel disegno di legge, come far capire e come dare l'informazione giusta su quello che si usa, in che modo lo si usa e come questo può essere rilevante per la nostra prestazione professionale. È un tema delicatissimo che è complesso e va visto anche in una logica di correttezza, di etica. Ecco, qui l'etica è importante. Utilizzare ChatGPT o gli strumenti equivalenti, secondo noi, è un qualche cosa che può arricchirci, così come tutti gli strumenti informatici. Quando uscirono i primi programmi di calcolo del cemento armato, si disse, beh, che serve l'ingegnere? Si mettono quattro dati dentro un computer e poi esce. Poi oggi nessuno si scandalizza di questo, tutti abbiamo capito che una cosa è la macchina che dà delle informazioni e costruisce anche e ti semplifica la vita, perché non ti costringe come una volta di fare a mano centinaia di migliaia di calcoli, ma è evidente che la sensibilità e la conoscenza del professionista è quella che ti dice se quel calcolo che esce da quella macchina, tra virgolette, è fatto bene o non è fatto bene, se quel fabbricato con quelle strutture può cadere o invece è sicuro, nei limiti ovviamente di quello che è la sicurezza possibile. Ecco, tutto questo va tramutato in delle norme, e qualcuno diceva noi facciamo le norme e gli altri invece fanno e usano l'intelligenza artificiale. Anche questo è un rischio, pensare che le norme possono disciplinare un mondo così complesso. Lo vediamo in internet con tutti gli strumenti che questo propone, come sia difficile poi andarli a inquadrare senza ledere quel diritto che pure esiste di libertà di conoscenza che in qualche modo questi strumenti ci danno. Chiudo qui perché veramente sono intervenuto già troppo lungo, ma questo è il problema che stiamo affrontando. Entro la prossima settimana manderemo alla commissione competente un documento su questi aspetti che diciamo riguardano espressamente le professioni, e questo ci rende anche, come dire, responsabili di fare forse i primi in Europa e forse nel mondo delle regole di utilizzo di questo strumento per i professionisti ordinistici. Grazie veramente della possibilità di grazie, queste quattro grazie parole. All'ingegner Zambrano. Adesso avremmo il professor Alessandro Sperduti, però facciamo due minuti di una cosa strana? Ok. Ci dà il permesso? Certo. Ci dà il permesso il prof, siamo a posto. Allora, siccome questa mattina si parlava che nelle aziende digitali c'è un forte gap negativo sulla presenza delle donne, confermato anche rispetto all'università. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uomo. Allora, per bilanciare un minimo di qualcosa, io chiamerei una donna qui, a caso. Siete d'accordo? Bene. Adesso vediamo chi chiamo, se è d'accordo o meno. Seconda in seconda fila, sulla mia destra. Prego. Che non so, si presenta, adesso io ho guardato, seconda in seconda fila, prego. Caramba, che sorpresa. Me l'hanno combinata grossa, ma forse il motivo lo so, io ho contestato per prima il fatto che il tavolo fosse tutto al maschile. E quindi sono stata chiamata in causa. Non so come mai c'è tutta questa condivisione, però vedete, prego. Intanto grazie, sono parte del comitato scientifico di Digital Meet ormai quasi dall'origine, e quindi per me insomma sono stata la prima donna a entrare nel comitato scientifico di Digital Meet, peraltro sotto i 30 anni, quindi sotto a quella media che questa mattina abbiamo visto essere diciamo la media delle donne all'interno delle imprese, e quindi per me è stato comunque sempre un onore, un'occasione di crescita, anche per il confronto che ho avuto con i colleghi, di poter contribuire allo sviluppo delle competenze digitali a partire dai cittadini. Io ci credo molto, lavoro ovviamente come consulente sia a supporto delle imprese che della pubblica amministrazione, e devo dire che il tema delle competenze digitali nei cittadini è la base di tutto. Senza quella competenza effettivamente non riusciamo a comprendere l'importanza degli strumenti che abbiamo all'interno dei nostri dispositivi.
è uno dei limiti più grandi, il DESI ce lo continua a ripetere. Negli anni vediamo che le nostre competenze digitali non crescono e ogni volta che io approccio sia nei dipendenti pubblici che nei dipendenti delle imprese, ma anche negli imprenditori, a volte il tema della formazione, tutti mi dicono non ho tempo. Questo non ho tempo mette molta ansia, lo mette un po' a tutti perché siamo tutti forse affannati nelle nostre giornate e mettiamo la formazione sempre all'ultimo posto. Mettere la formazione relativamente alle competenze digitali all'ultimo posto ci rende la vita più difficile, a mio avviso, proprio perché non abbiamo quelle conoscenze che ci consentono poi con la coscienza, con la nostra capacità poi di ragionare, di prendere una posizione. Non dobbiamo necessariamente utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo, possiamo scegliere quali utilizzare, non dobbiamo essere in tutti i social necessariamente, ma possiamo scegliere quali utilizzare, quelli che probabilmente ci possono essere più utili per avere determinate informazioni o per condividere con altre persone degli interessi, degli obiettivi, delle passioni, però questo tema insomma lo sento molto, molto parte della mia quotidianità e quindi ho sempre creduto fortemente in Digital Meet proprio per questa capacità. Io spero che Digital Meet possa crescere sempre di più, possa avere sempre più ambassador nei territori, è una cosa con Gianni, insomma, l'abbiamo discussa, donne, anche donne, non solo uomini assolutamente, però sempre più ambassador proprio per arrivare più vicini ai cittadini. Ci sono molti progetti finanziati, anche grazie ai fondi europei, grazie al PNRR, che stanno consentendo di arrivare nei territori proprio con l'opportunità anche di avvicinarci ai cittadini. Ne parlavo questa mattina in una riunione di lavoro prima di arrivare qui, alcuni comuni lungo l'Adriatico hanno portato i loro progetti in spiaggia quest'estate per poter arrivare più vicino ai cittadini e spiegare le progettualità digitali, i loro sportelli, i loro servizi. Anche questo fa parte delle competenze digitali. Andiamo dove sono i cittadini. Se i cittadini sono in spiaggia, possiamo utilizzare anche la spiaggia come platea, perché probabilmente portare il cittadino qui, come in altri contesti, è molto, cioè, comunque istituzionali, è molto più difficile, e quindi avvicinarci noi, e quindi lo lancio anche insomma agli altri colleghi digitalmente, avvicinarci noi sempre di più anche durante l'anno a queste situazioni, probabilmente può aiutarci a crescere anche come realtà associativa. E poi insomma, speriamo che il prossimo anno ci sia qualche donna in più a questo tavolo che rappresenta questa tematica importante che è il digitale, che ha migliaia di sfaccettature, quindi non solo sicuramente quella delle competenze, ma anche aspetti tecnici su cui le donne, e molte donne, qui abbiamo Laura Loci che è ingegnere ma è anche parte del comitato scientifico e io sono un economista, quindi lei è più tecnica di me sicuramente, però speriamo che altre donne possano portare la loro esperienza, le loro competenze tecniche e professionali in questo settore, che come in tutti insomma sta vedendo una crescita, e quindi incrociamo le dita che possa essere un buon segnale anche per il futuro e per contaminarci sempre di più. Grazie. Grazie, grazie a Laura Aglio del suo intervento. Prego Gianni. Bellissimo Antonio, un grande. Laura Loci non ci porterà in spiaggia, però fa già le incursioni digitali nell'Alto Vicentino in quanti comuni? 12, 14, quindi e l'ultima donna diventata ambasciatore, l'ultimo ambasciatore è una donna, si chiama Meine ed è della Val d'Aosta, proprio new entry. Bene, grazie. Adesso diamo per le conclusioni, per il suo intervento, per il suo estro, per la sua dinamicità, per non essere una macchina, al professore Alessandro Sperduti. Grazie, grazie per avermi invitato. Grazie a tutti per essere qui. Allora, partiamo da ChatGPT, che ha definito l'impatto di se stesso, giusto? Ha dimenticato la cosa più importante, secondo me. È uno strumento, ha citato strumenti, tecnologie, ma l'intelligenza artificiale è la prima tecnologia che è entrata nella sfera cognitiva. Quindi tutte le altre tecnologie hanno riguardato il mondo fisico e non quello mentale. Quindi c'è questa prima grande differenza, quindi non è una semplice rivoluzione industriale, è una rivoluzione diciamo di sostanza, nel senso che
gli strumenti che ha utilizzato sempre l'uomo per potenziare le proprie capacità hanno sempre riguardato il mondo fisico. Mentre questa è la prima volta che si entra in qualcosa di immateriale, software. Tanto immateriale che si può distribuire in tutto il mondo, raggiungibile da internet, e può essere utilizzata da una platea enorme. Questo spiega anche la diffusione velocissima che c'è stata di ChatGPT. E quindi questa è una grossissima differenza perché se c'è una falla in uno strumento di questo tipo, l'impatto non è locale, non è, diciamo, di un'area ristretta come può essere una strumentazione difettosa in un impianto produttivo, ma colpisce tutti gli utilizzatori che la utilizzano nel mondo. Quindi questo è, diciamo, un fatto che è lì, cioè non si può negare. Quindi il motivo per cui bisogna prestare attenzione è proprio perché l'impatto che questa tecnologia può avere, soprattutto se ha difetti, è di tipo mondiale, che è comparabile, se volete, a quello dell'energia nucleare, da un certo punto di vista. Però l'energia nucleare lavora sull'ambito fisico, questo lavora sull'ambito invece cognitivo. Poi se però usiamo questi strumenti per controllare sistemi fisici, c'è anche la ricaduta sul fisico. E quindi, diciamo, chi più ne ha più ne metta. Poi, dal punto di vista dei rischi, si è parlato molto di normativa, io entrerei più distinguerei due piani. Ho parlato di danno, se c'è un difetto, dobbiamo parlare di danni inconsapevoli e di danni consapevoli. Il rischio maggiore è il danno inconsapevole, perché è il danno che viene fatto senza aver consapevolezza di averlo fatto, questo danno. È qui che entra soprattutto il discorso dell'etica, perché io potrei fare un danno come persona, ma la mia etica me lo proibisce. Di varia natura, può essere danneggiare una persona, può essere danneggiare l'ambiente, può essere danneggiare una qualunque dimensione della nostra società. L'etica mi evita, una persona etica ha un freno che gli proibisce di creare in maniera volontaria quel danno. O se viene fatto in maniera involontaria. Per cui, secondo me, la legge va bene per chiarire, per educare e per creare dei paletti, però se una persona vuole fare danno lo fa indipendentemente dalla legge. No? Quindi l'importante in questa fase è quella di conoscere e capire bene, quindi è qui che la scienza è fondamentale, quali possono essere i danni inconsapevoli. Quindi il fatto del bias, sono accaduti incidenti, perché? Perché non si aveva consapevolezza che ci poteva essere quel tipo di effetto. Stessa cosa, parliamo di ChatGPT, discutevo con Gianni di quanto, forse anche con qualcun altro di voi, quanta energia consuma già solo una query che si viene fatta a ChatGPT. Questo è un danno per l'ambiente. Quindi la sostenibilità della attuale tecnologia è molto bassa. Tant'è che nella Silicon Valley ormai studiano già da anni come produrre, stanno investendo su reattori nucleari di piccole dimensioni. Perché c'è adesso tutto questo interesse? Perché questo tipo di tecnologia è energivoro e quindi non bastano più le sorgenti attuali di produzione di energia. No? È lì quindi che bisogna dire, ok, come... È un po' come il motore a scoppio che nella sua prima edizione aveva un rendimento pessimo. E poi la tecnologia ha permesso di aumentare sempre di più e ottimizzare il funzionamento del motore a scoppio. Poi adesso
macchina elettrica, sarà sostenibile la macchina elettrica? Io personalmente ho i miei dubbi, però torniamo sull'intelligenza artificiale. Forse l'intelligenza artificiale può aiutare, ma le materie, insomma... quindi diciamo che quello che è importante, è stato fatto l'elenco di tutti quanti i punti che la Comunità Europea ha messo in evidenza sulla sostenibilità, il benessere, la trasparenza, la privacy, ma diciamo, se i nostri dati vengono usati, sono presi non dall'intelligenza artificiale, sì, sono presi dall'algoritmo, ma chi l'ha scritto l'algoritmo? Quindi il problema è un po' più a monte, forse, è il metodo con cui si è deciso di raccogliere quei dati lì. No? Quindi siamo sempre noi come persone che andiamo a organizzare un certo tipo di metodo e implementiamo un macchinario che ci permette di raggiungere un certo fine. Quindi secondo me è molto importante in questa fase cercare di identificare tutti i possibili rischi e di cercare di prendere innanzitutto consapevolezza, e da lì possiamo appunto tornare ad un comportamento etico by design. Quindi se io sono consapevole che si può creare un rischio, vado a effettuare un'operazione, un'azione che mi riduce il rischio che quella cosa lì accada. Non è facile. Perché? Perché questi modelli hanno miliardi di miliardi di parametri, sono sistemi non lineari, quindi molto complessi, e anche chi ha creato questi modelli, se andiamo a dirla tutta, non sanno bene come funziona dentro il modello. Quindi c'è questo problema di complessità che rende anche difficile una certificazione. Quindi certificare che il modello si comporterà in un certo modo è difficilissimo. C'è chi ha detto ma usiamo l'intelligenza artificiale per certificare l'intelligenza artificiale stessa. No, perché è un sistema chiuso e il sistema chiuso non può decidere su se stesso e certificare se stesso. C'è proprio un risultato della matematica che dice che questo è impossibile, quindi o si restringe il sistema da certificare e c'è un sistema più ampio in grado di fare la certificazione, altrimenti non è possibile. Quindi navighiamo in acque che non sono facili, però sono acque che possono portare a tantissimi vantaggi, come alcuni sono stati appunto espressi. L'importante sarà sempre di più la conoscenza, perché se non si ha conoscenza non si può adottare uno spirito critico e quindi riconoscere se il prodotto dell'intelligenza artificiale è utile oppure no. E adesso chi è esperto di un settore, abbiamo parlato del cemento armato, se vede un calcolo capisce subito se può funzionare o no al primo ordine. Se lo mettiamo in mano ad uno studente di ingegneria che ha appena iniziato gli studi, non è in grado. Per cui l'importante è quello di cercare di spingere sempre di più non solo le competenze digitali, ma le competenze in generale. Perché senza questo non riusciremo mai a ottenere un utilizzo consapevole e controllato dell'intelligenza artificiale. Poi il problema è che non ci possiamo aspettare che tutti abbiano un livello di conoscenza e di consapevolezza così alto, quindi le regole servono anche a volte per semplificare un po' la situazione, quindi richiedere che determinati strumenti abbiano determinate limitazioni permette l'utilizzo anche a una platea di clienti che non hanno gli strumenti cognitivi per poter giudicare se il risultato può essere utile o dannoso. Quindi dal mio punto di vista serve una regolamentazione, non serve esagerare troppo, ma serve piuttosto, non bisogna correre a mettere paletti se prima non si è
raggiunta una consapevolezza di quelli che sono tutti i vari rischi che involontariamente andiamo a correre. Basta così, direi. Grazie, grazie al professor Sperduti, ma credo che abbiamo raggiunto due obiettivi oggi. Il primo, abbiamo dimostrato che noi abbiamo tutta una serie di caratteristiche che una macchina non può fare. Il secondo, che è ancora più interessante e importante, vi farà sorridere, che in questa sala siamo il 50% tra uomini e donne. E questo è un grande risultato oggi che abbiamo portato anche nel campo dell'intelligenza artificiale e del tutto il campo di questo grande settore. Stavo per dire qualcosa? No, però non il 50% qui su. No, questo lo sappiamo, però lì c'è, quindi questo è già un fatto positivo. Grazie, grazie a tutti, buon rientro, buona serata e grazie per questa giornata qui da noi al Senato della Repubblica. E complimenti al Digital Meet e a tutto quello che fa. Grazie ancora.